Oggi vi leggerò il libro di Sara e del suo cuore grande. Aveva un cuore grande. Lo portava con sé dappertutto. Sullo scuolabus, a scuola, e anche in bicicletta. Dormire con un cuore così grande era difficile. E fare il bagno era impossibile. Sara sapeva che il suo cuore grande non l'avrebbe mai abbandonata, desiderava soltanto che non fosse così pesante. Una mattina alla fermata del bus vide qualcuno per aria. Cosa stai facendo lassù? Chiese Sara. Il mio cuore è troppo leggero, rispose il bambino. Sara lo seguì mentre veniva portato via dal vento. Egli volava sopra gli alberi. Verso i grattacieli. E attraverso le nuvole. Il ragazzo si fermò su una collina ai bordi della città. Sara lo aiutò ad alzarsi. Ti era già capitato prima? Chiese Sara. Il bambino fece cenno di sì con la testa. Succede sempre quando c'è vento. Il mio cuore vola via. Sara sospirò. Oh, il mio cuore invece è così pesante. Emozionati e meravigliati, si sedettero insieme sulla collina. Poi, senza dire una parola, Sara prese un nastro dai capelli. Il bambino la osservò mentre lei legava i due cuori. Cosa ne pensi? Gli chiese Sara. Lui rispose con un sorriso. Con i cuori uniti, si avviarono insieme verso la città. Nel prossimo video vi farò vedere questo libro illustrato con 100 caselle.